Vivere in un piccolo capanno su un'isoletta che ogni anno si rimpicciolisce e rosa dall'acqua. Ma partiamo dall'inizio. Quella lassù è la nostra destinazione. Si vede il faro. Spesso le persone che incontriamo sono così isolate che non è possibile avvisarle del nostro arrivo. È scontato dire che non abbiamo nessun appuntamento con Israele, non sa che stiamo andando su. Però poi le storie che di solito raccontiamo sul canale sono solo quelle in cui la spedizione è andata a buon fine. Pare non ci sia nessuno. La realtà, invece, comprende anche un gruppo di storie mai scoperte. È chiaro che potrebbe essere ovunque per quanto noi possiamo saperne. Come ad esempio quella dell'eremita del faro di Palermo, che quel giorno non era in casa. Piano abortito, si rientra. Oppure come la storia della comunità hippie nella meravigliosa Valle della Luna, in Sardegna. Sarebbe molto bello poter fare due chiacchiere, ma non è detto che sia facile. Qui abbiamo incontrato alcuni ragazzi che hanno preferito non rilasciare interviste. E la lista dei video non riusciti continua, passando per le rive del Po. L'anno scorso l'ho visto d'estate, poi dopo è sparito dalla circolazione. Dove chi stavamo cercando aveva gravi problemi di salute e purtroppo poco dopo è mancato. Fino a Filicudi, in cui ci è stato semplicemente detto no grazie. Questo assolutamente va bene così, nel senso che è una parte di questo lavoro. Ed è proprio dopo aver girato l'Italia da nord a sud in cerca di storie che arriva la sorpresa. Con colpevole ritardo sentiamo parlare di una storia in Romagna, letteralmente dietro casa. Infatti, quando ci è stata segnalata la storia di Gino, la nostra prima reazione è stata no, impossibile, lo avremmo saputo. Siamo in provincia di Ravenna, la città in cui sono cresciuto. Col tempo però abbiamo scoperto che le storie spesso si nascondono, no, in piccoli angoli e a volte le abbiamo addirittura sotto il naso ma non siamo in grado di vederle. Superata la pineta si entra in una grande laguna ricca di capanni da pesca, molti dei quali abbandonati. In questa zona, da solo su una piccola isoletta, vive Gino. Dovremmo riconoscere la sua isola dal nome, Isola dei Pavoni. Quella è l'isola su cui abita Gino. Gino! Questi sono i momenti in cui capiamo se il video finirà nella lista dei video riusciti oppure no. Ciao! Buone notizie, Gino è sull'isola e appare tra gli alberi. Senza dire una parola, ci viene incontro su una piccola barchetta blu. Fantastico. Cos'è? Dici, saltiamo dentro? Ci avevano parlato di un uomo molto accogliente con chi va a trovarlo. Così, con uno zaino pieno di attrezzatura video, mi trovo su un'imbarcazione che non mi dà troppa fiducia, ma sbagliavo a dubitare del mezzo di Gino. Gino vive su una piccola lingua di terra larga pochi metri. Da quanto tempo sei qui, su questa isoletta? Qui è dal 68, certo, sono sempre stati là. La casa se l'hanno mutato giù i tedeschi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i capanni da pesca diventarono un rifugio per tante famiglie della zona, tra cui quella di Gino, che ne possedeva uno da molto tempo. Mio padre è in affitto quella casa lì. Da quante generazioni, quindi? A tre generazioni. Da mio nonno, bisnonno e mio padre. Io sarei la quarta. La famiglia di Gino ha sempre vissuto tra queste acque occupandosi di pesca. Quindi da quanto tempo in famiglia pagate l'affitto per vivere dal qui? Dal 36. Tra 13 anni è un secolo che pago l'affitto. Così capiamo che questo non è il luogo in cui Gino si è ritirato ad un certo punto, ma è la sua casa da quando è nato. E non mi è mai piaciuto il caos. Sono andato a scuola un anno a Ravenna. Te lo giuro, io se mangiavo un panino, non buttavo via la carta perché mi dispiaceva. Qual era il dispiacere esattamente? Di lasciare una cosa mia fuori dal mio ambiente.
Ambiente è una parola chiave nella vita di Gino, ma prima di scoprirla vogliamo capire come si vive da solo in un luogo come questo. Vivi qui durante tutto il corso dell'anno, anche le stagioni più fredde? Sì, anzi è quella che preferisco io. Ah, qual è la tua stagione preferita? Quando posso scendere il cammino acceso in carro per me è la cosa più bella del mondo. Adesso volevo anche capire il lato pratico di come si vive in questa lingua di terra da solo. Il lato pratico, d'estate io scaldo l'acqua al sole e poi mi faccio la mia doccia qui, vedi che com'è, ecco. Invece il bagno? E là, quel palo là, guarda. Quel palo là? Come sei organizzato con il gas? Non sei allacciato al gas pubblico, ma... No, la bombola del gas. Ma una bombola faccio un anno. Con una bombola ti dura un anno? Sì. Poi dopo, lì dentro? Le camere da letto. Ah, ne hai più di una? Sì, perché mio fratello quando russava era come un branco di tori. Allora... Che lavoro hai fatto? Ho fatto un po' tutti, ho fatto il falegname, ho fatto il marinaio e 20 anni in Portuale ho fatto. Ora Gino trascorre qui la sua pensione con una certa compagnia intorno. Leaving all my worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Il primo che l'ho visto sarà 10 anni fa. L'ho trovato una femmina là in fondo in mezzo all'erba che non lo conoscevo neanche cos'era. E il secondo anno ho preso il maschio e lì è partita la generazione. Alla mattina e alla sera, prima di andare su a dormire, mi metto seduto lì col pannottone in mano, mi aggrediscono. È evidente che i pavoni abbiano un ruolo molto importante per Gino. Ti sei mai sentito da solo qui? No, assolutamente no. Te lo giuro. Io con i miei animali, con il mio modo di vivere, sto bene. Però, conoscendolo meglio, Gino ci parla anche di qualcos'altro. E prima di continuare, ringraziamo NordVPN per sostenere il nostro lavoro. Per chi ancora non lo conosce, si tratta di un metodo semplice ed economico di proteggere i propri dati online. Nel nostro caso, quando viaggiamo lo attiviamo prima di connetterci ad ogni Wi-Fi pubblico. Grazie alla funzionalità anti-malware avanzata Threat Protection, NordVPN protegge dai pericoli online durante gli acquisti, analizza ogni URL bloccando quelli dannosi e ispeziona ogni file che scarichiamo permettendoci di viaggiare tranquilli. Se il servizio vi interessa, vi lascio qui sotto in descrizione un link da cui potrete ottenere uno sconto sul piano biennale più 4 mesi gratis. Il tutto con la formula soddisfatti o rimborsati entro i primi 30 giorni. Ora continuiamo con il video. Quindi è come se tu fossi sempre stato qui in valle? Sono sempre stato in valle io. Non era così una volta però. L'hai vista cambiare parecchio? L'ho vista distruggere. A parte il silenzio e la solitudine, non c'è più niente. Perché paragonata con il ricordo di ieri... Era un giardino di fiori, di vegetazione, era una cosa. È inimmaginabile la bellezza che aveva questa valle. Ce l'ho nel cuore. A volte, una sera, mi siedo lì e poi mi viene proprio da solo, ma quanto eri bella. Non ha mai fregato niente a nessuno della valle. Per 50 anni se ne sono fregati tutti. C'erano dei rivali così larghi, di settembrini, che è un fiore così alto, e ogni tanto veniva fuori un uccellino. Sono ricordi, guarda che... Peccato. Il giallo era tutta canne, fino a Via delle Valli. Qui invece era tutto il verde, era tutta vegetazione, anche in mezzo lì all'acqua. Quindi noi adesso, dicevi, siamo? Qui. Sai quante piante sono morte nel giro di 30 anni? Sono morte 40-50 piante, ma non così, piante di 6-7 metri d'altezza.
E a livello invece di animali, che cambiamenti hai notato? Autoctoni sono spariti completamente. C'era l'antra, la zavola. Mi mettevo steso lì nel rivale, mi divertivo a vedere questi animalini e questi uccellini. È un piacere della vita, un piacere dell'ambiente, un piacere di vedere l'ambiente come deve andare, non solo avere, avere, avere. Non, sempre avere, avere non funziona. Quali sono state, dalla tua prospettiva qui, le cause principali? Non c'è più il fiume, c'è un inquinamento della Madonna. Guarda che se tu vai lì, se tu cadi in acqua, se non vieni tirati fuori, vai giù. Non è terra, è melma. Sai quanto pesce è sparito di qui? Allora, io quando ero ragazzino, il mio babbo, andavamo a chiudere le vene. Quando avevi finito, avevi le mani bianche come corpo. Adesso, ci vai adesso, le mani nere come so che... Non adesso, è un pezzo. Dalla sua prospettiva sulla stessa isola per tutta la vita, Gino è stato testimone diretto del cambiamento della valle. Come vedi questa isoletta, il capanno, un domani? Va tutto a ramengo, si è dimezzato il mio isolotto. Da quando siamo qui, diciamo dal 70 in avanti, si è dimezzato. È metà della superficie. Sì. Lì la televisione la vedo, la cosa più tecnologica che c'è qui dentro, e ti capita la sera ogni tanto di accendere. Sì, ti faccio vedere questo, così vedi anche... Guarda la valle di allora. Ti piange il cuore quando vedi queste cose. Oggi convivere con questi pensieri non è facile per Gino. Mi dà l'idea che la tua vita qui sia anche tanto ambientata nei ricordi. Sì, il 90%. Io sono, quando sono le due di notte non lo sveglio. Arrivare mattina e poi pensare così cosa penso io. Pensi molto al passato? Sì, esatto. C'è solo il passato, il presente ma ci manca caroppa. Perché tutte le cose belle sono lì e non ha senso pensare. Non le vedo purtroppo nella vita andando avanti, ecco. Oltre ai cambiamenti intorno all'isola, negli anni è cambiata anche la vita sull'isola per Gino. Ma qui avevo degli amici che trovavamo tutte le sere qui, adesso diciamo, sono morti quasi tutti. Ma l'amicizia vera e propria, non per interesse, è proprio solo amicizia, solo battute, in allegria, in armonia, le mangiate insieme, ridere, scherzare. Solo che è una generazione finita, i giovani non se ne vedono. Alcuni anni fa la moglie di Gino è venuta a mancare, ma il rapporto che con noi ha citato più spesso è un altro. Quando c'era mio fratello, eravamo tutti e due insieme, dopo è venuto a mancare. Mio fratello abbiamo condiviso la vita. E infatti, guarda, mi manca in una maniera incredibile. Siamo andati d'accordo, veramente in tutto per tutto, guarda una cosa che... Abbiamo fatto la casa insieme, il capanno insieme, andavamo a casa insieme, praticamente eravamo sempre insieme. Avevamo un feeling veramente eccezionale, guarda, veramente. Mi manca come non so che cosa, ragazzi. Vabbè. Gino si è aperto con noi su temi molto personali, condividendo con noi le sue debolezze. Mi è parso però che ci sia qualcosa che gli dà ancora un certo piacere fare. Ora andremo a esplorare un po' le acque qui intorno sulla barca di Gino, che per lui è un po' come il giardino di casa. Si salpa, signori. Gino si entusiasma nel parlarci della sua valle, di com'era. Allora, quando ero piccolo io non c'era niente là. Come per condividere la bellezza passata. Carrying a different triggers, scaring us to death. Però l'uomo
sempre di più. Ragazzi, la miseria, io l'ho conosciuta la miseria. Cosa vi insegnava vostra madre principalmente? Quali sono stati gli insegnamenti più importanti che hai portato con te? Dopo? L'onestà. L'onestà è stata la cosa più importante di mia madre. La vita era totalmente diversa. Non so se si sta meglio adesso, te lo giuro. Perché è una cosa, quando l'hai subito, non apprezzi quello che hai avuto ieri. Perché domani non voglio più quello che ho oggi, voglio un altro. Non apprezzi quello che hai per me. È molto bello fare un giro qui intorno alla valle con Gino, perché per lui di fatto è come una sorta di viaggio nel tempo. Ogni capanno, ogni zona, addirittura ogni albero ci sta indicando cos'erano una volta, chi li ha costruiti, chi li ha piantati. E mi sembra anche di percepire in lui che, nonostante appunto sia evidente un calo di entusiasmo nel vedere come la valle è cambiata negli anni, trovandosi due ragazzi giovani così entusiasti del posto, di questo giro in barca che lui ci sta offrendo, si sia prima di tutto sorpreso. Poi non so se gli stia facendo anche piacere sotto sotto, quantomeno lo spero. Allora, io mi sono offerto a guardare quei due occhiali lì, tutti volevano darmi qualcosa, io non voglio niente, l'ho fatto perché me lo sento io, perché me lo sento nel cuore, io a vedere l'ambiente che ritorna come una volta, mi fa rinascere, te lo giuro. Dopo la gente mi ringrazia, bello, grazie, ma lo sento io, a me non mi frega niente di soldi. E quindi tu è qui come se fossi anche un po' un guardiano? Sì, sono delle acque, sono il guardiano, perché proprio sono nato nell'ambiente. E quando lo vedo migliorare mi si apre il cuore, te lo giuro. Poi mi dico. E questa era la storia di Gino e dell'Isola dei Pavoni. Ci siamo salutati con l'invito di tornare a trovarlo per una cena romagnola e sicuramente non mancheremo. Grazie a Gino per averci accolto nel suo mondo e grazie a voi per aver viaggiato con noi. Noi ci rivediamo al prossimo video.